tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che io ho chiamato Poncho Angel. Per poterlo realizzare ho utilizzato una sola, scusatemi, sono ancora un po' influenzata, una sola cake di questo fantastico filato della Janatte che si chiama Flor Alpaca, un gomitolone da 250 grammi che misura circa 940 metri. È fantastico. Il colore che ho scelto io è il 410, che ha appunto queste sfumature che potete vedere vanno da questo grigio molto scuro al bianco, e mi piace perché, per come l'ho fatto, posso indossare questo poncho sia da questo lato che invece farlo scendere dal lato opposto e quindi mettere il bianco davanti come se fosse un poncho diverso, quindi molto molto bello. Oltre questo filato, oltre questo colore, ce ne sono altri che voglio far vedere e che trovo perfetti sempre per un poncho molto particolare come questo. E vi ricordo inoltre che le cake sono in questo momento in sconto, perché comunque non sono rimaste tantissime cake, quindi visto che è un filato invernale e l'inverno sta andando a scemare, speriamo, in realtà in questi giorni fa freddissimo, ho deciso di metterli appunto in offerta. Guardate questo che è bellissimo, ha queste sfumature che vanno dal marrone al giallo a quest'altro colore più esterno che sembra quasi un verde molto particolare. Oppure abbiamo questo dove abbiamo sempre del giallo ma che ha i colori del tramonto, perché andiamo sul rosso chiaro a un rosso molto scuro, fantastico anche questo. Ma ce ne sono anche molti altri come colori sul sito, quindi come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Filati Elsa, dove appunto potete trovare il mio stesso filato col mio stesso colore anche in altri colori in offerta. Per quanto riguarda questo poncho, in realtà è semplicissimo da realizzare, perché si va a fare un lungo rettangolo che a me è venuto largo circa 60 cm, lungo non vorrei sbagliarmi 190 cm, quindi si va a fare questo lungo rettangolo che poi va piegato e cucito. Per una taglia più grande della mia va bene anche una sola cake, perché la cosa più importante alla fine è quando andate a cucire qui. In base a quanto cucite avete lo scollo, che è la parte che comunque cambia rispetto a una taglia all'altra, perché vedete quanto è grande, quindi anche se siete una taglia più grande vi fa un po' più corto qui, ma comunque è bello ampio, bello comodo. Poi se lo avete molto più grande, allora in quel caso vi consiglio di prendere due cake. Dicevo, l'unica cosa che conta alla fine quando avete finito la cake è quando andate a cucirla, perché io ho cucito qui circa 63 cm, quindi ho lasciato lo scollo molto chiuso, quindi non tantissimo aperto. Diciamo che riesco a indossarlo comunque anche sopra una giacca, quindi non mi dà fastidio, però giustamente per una taglia M e una taglia L dovete cucire un po' di meno. Io direi almeno 59-60 cm per una taglia M, sui 57 cm per una taglia L, in modo tale appunto che poi non vi dia fastidio sul collo. Per quanto riguarda la lavorazione, ve la voglio far vedere, è semplicissima. Ecco, così si vede meglio. Sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e danno questa forma un po' a ragno, molto carina. E io ho intenzione di utilizzare questo poncho sia quando sono particolarmente per molto tempo seduta al lavoro davanti al PC o a registrare, oppure quando esco appunto da indossarlo sopra un mio cappottino più leggero o una giacca in pelle più leggera, in modo tale comunque da stare coperta, perché è vero che è sforata questo poncho, ma è comunque molto caldo, perché stiamo parlando di una lana molto molto calda. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro poncho, io ho deciso di utilizzare una di queste fantastiche cake della Janatte, che sono delle cake da 250 grammi che misurano 950 metri, quindi lunghissima. E infatti io vi dico già che per realizzare il mio poncho ho utilizzato una sola cake. Quella che utilizzerò io non è questa, ma è quella sfumata che va dal grigio scuro al bianco. Voglio farvela vedere, eccola qua, vedete? Quindi questo è l'inizio del mio poncho. Questa è la fine. Come potete vedere, si parte da un grigio molto scuro, diciamo quasi un nero, a un bianco, ed è il motivo per cui io ho il campione, ve lo farò vedere sul campione bianco, sia su quello che mi è rimasto di questa cake, proprio perché col grigio scuro non avreste visto bene. Quindi il colore è il 410. Per quanto riguarda le catenelle e il multiplo, allora io ho montato 85 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 11, a cui vanno aggiunte 8 catenelle
catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine, proprio perché per realizzare questo poncho noi dobbiamo andare a fare un lungo rettangolo che poi vi farò vedere come si va a cucire per realizzare pure appunto il poncho. Quindi dicevo, io lavorando con l'uncinetto del 4,5 ho montato 85 catenelle e il poncho mi è venuto così largo 80 cm. Qui invece, come vi ho detto, ho un piccolo campione, quindi vi faccio vedere come andarlo a realizzare e iniziamo dal primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella prima delle nostre catenelle di base e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 6 catenelle di base, quindi 3, 4, 5, 6, entro nella settima e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, e si ricomincia da capo, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto 6 catenelle di base, entro nella settima e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, scusate un po' il filo, e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, e si ricomincia da capo, quindi semplicissimo, si fanno 5 catenelle e si fanno 2 ventagli da 2 maglie alte. Si termina il giro andando a fare sempre 5 catenelle, saltiamo le nostre 6 catenelle di base, entriamo nell'ultima e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella prima maglia alta di base, facciamo altre 2 maglie alte, una e 2, e facciamo uguale quello che abbiamo fatto prima, 5 catenelle di separazione, vado però nell'archetto tra le due maglie, nell'archetto di una catenella, e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, vado nel ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, quindi di nuovo 5 catenelle e di nuovo vado dove ho il ventaglio, nell'archetto, vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, ventaglio successivo, di nuovo 2 maglie alte, archetto di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle e termino entrando nell'ultima, quindi questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro, termino entrando nell'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi nella terza catenella, e andando a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Quindi anche il secondo giro è semplicissimo perché è uguale al primo.
Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo e questa volta scendo e vado, supero le due strisce di 5 maglie e di 5 catenelle, entro nel foro e vado a fare la mia prima maglia alta. Di nuovo prendo il filo, vado nello stesso foro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Prendo il filo, terza volta, vado a fare la mia terza maglia alta. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E vado a fare i miei ventagli, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, ventaglio successivo, di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo prendo, scusatemi, la terza catenella è venuta male, prendo il filo, salto le 2 catenelle, i due fili di 5 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta, di nuovo seconda maglia alta, prendo il filo, rientro, terza maglia alta e chiudo le maglie alte insieme, 3 catenelle, di nuovo vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, ventaglio successivo, di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte. E vado a fare 3 catenelle, prendo il filo e di nuovo ho i due fili di 5 maglie alte, di 5 catenelle, entro nel foro sottostante e vado a fare la mia prima maglia alta, prendo il filo, seconda maglia alta, prendo il filo, terza maglia alta, scusate, si è fatto un piccolo nodino, al solito se non si fa il nodino non sono contenta, eccoci. E quindi chiudo insieme 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi si deve andare a fare questo per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare le nostre 3 maglie alte all'interno dell'ultima maglia alta, ossia nella terza catenella, 1, 2 e 3. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro, che in realtà è uguale al primo, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, archetto successivo, ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo salto tutto e vado a fare i miei ventagli, uno sopra ogni ventaglio del giro precedente. Quindi come potete vedere sono 4 giri veramente semplicissimi da fare. Ricordatevi solo, state attente se per caso vi perdete con il conteggio, adesso che finiamo il giro ve lo faccio vedere meglio, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle e andiamo a terminare il giro entrando sempre nell'ultima maglia alta facendo le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3. Dicevo, ricordatevi sempre che
Dicevo, state sempre attente di che voi dovete fare 4 giri, perché 4 giri vi permettono, quindi 1, 2, 3, 4, di avere poi le 3 maglie alte con una striscia prima e una striscia dopo di 5 catenelle. Ve lo faccio vedere meglio qui nella lavorazione vera e propria. Ecco, così potete vedere meglio. Ecco, vedete? È sempre preceduto e poi subito dopo ci sono le nostre strisce di 5 catenelle. Quindi vanno sempre continuati a fare questi 4 giri. Io ho lavorato finché non mi è finita quasi del tutto la mia cake, me ne è rimasta proprio pochissimo di filato che non mi permetteva di poter realizzare tutti i 4 giri per fare l'ultimo motivo, per questo ho spezzato. Però ora che continuiamo vi dirò alla fine, vi seguiranno il tutorial, vi dirò quanto comunque mi è venuta lunga. Vi ricordo che comunque è larga circa 60 centimetri. Ho terminato di lavorare la mia stola e mi è venuta lunga, utilizzando quasi del tutto, mi è avanzato veramente pochissimo, ma non sarei riuscita a fare un altro motivo, il gomitolone. Quindi la mia stola è venuta lunga circa 190 centimetri e per me va benissimo. Adesso però, voi sapete, io voglio creare una sorta di poncio, quindi devo andare a chiudere la mia stola. Come potete vedere, questo è l'inizio, sono andata a sviluppare tutte le sfumature fino ad arrivare al bianco. Questo appunto è quello che mi è rimasto. Allora, per poterlo chiudere, io adesso faccio combaciare i due rettangoli più piccoli. Vi ricordo che come larghezza siamo intorno ai 60 centimetri, e adesso andrò a cucire qui nella parte alta la mia stola. Cucirò quindi da qui fino ad avere spazio per lo scalfo, quindi scusatemi, per lo scollo. Quindi naturalmente vi dirò per quanto sono andata a cucire, però come vi ho detto adesso cucirò dall'esterno verso l'interno per lasciare appunto scoperto lo scollo, e vi dirò quanti centimetri sono andata a cucire. Quindi ripeto, io ho lavorato la mia stola che è larga circa 60 centimetri ed è lunga circa 190 centimetri. Allora, alla fine io ho cucito per 63 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno, e quindi questo è lo scollo che mi è rimasto. Ripeto, io ho cucito per 63 centimetri, quindi il mio poncio è terminato.